Abbiamo detto che tutto ciò che vale per le successioni, per la teoria dei limiti, vale pure per le funzioni. Sì, l'unica cosa, se le forme indeterminate sono le stesse, posso far vedere che in caso di forme indeterminate, per esempio, la somma di due funzioni non tende, eccetera. Però gli esempi, contro esempi preferisco lasciarli per le successioni, perché sennò introduco solo confusione. Quello che ci manca in realtà è di dare le definizioni. Cioè, voglio sapere quando è che si dice che il limite di una funzione fa infinito, quando è che se x tende a infinito la funzione tende a L. E allora dobbiamo dare queste definizioni. Modulo, diciamo, il fatto di dare queste definizioni che adesso facciamo, il resto non lo dimostriamo, in quanto dimostrando una variante del teorema ponte, utilizzando la variante di quel teorema ponte, tutto funziona, diciamo, in maniera parallela. Allora, diamo la seguente definizione. Allora, sappiamo f è definito su e a valore in r, e è sempre un sottoinsieme di r e scontare un punto di accumulazione di e. Oh, badate che se x con 0 non è di accumulazione, non ci si può fare il limite. Vedete, l'ho ripetuto sempre. No? Se l'ho ripetuto sempre, per farvi entrare in testa che per avere un limite ci vuole il punto di accumulazione. Il limite si può fare solo nei punti di accumulazione. Allora, si dice che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a più infinito se solo se, per definizione, per ogni m maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, x appartiene a m, x diverso da x con 0, allora f di x maggiore di 0. Oh, qui la condizione che m sia maggiore di 0 non è importante, perché se questo è vero per ogni m appartenente a 0, per ogni m maggiore di 0 la definizione rimane alterata. Però naturalmente la disuguaglianza è tanto più significativa quanto m è positivo ed è grande. F di x maggiore di m, forse adesso legge meglio, per ogni m maggiore di 0 esiste delta maggiore di 0. L'idea prima è che mi avvicinavo a x con 0 ed f di x era compresa tra l meno epsilon ed l più epsilon, adesso mi avvicino a x con 0 ed f di x è più grande di m. Quindi qualunque m io abbia prefissato trovo un delta tale che vale questa disuguaglianza. Quindi posso, diciamo, in intorni abbastanza piccoli di x con 0 posso rendere il valore della funzione grande quanto mi e quindi la funzione si dice in questo caso che tende a più infinito. Se qua ci metto meno infinito, quello che cambia è f di x è minore di meno m. Qua voglio, perciò ho messo m maggiore di 0, pure così quando per esempio tende a meno infinito evidenziamo il fatto che posso rendere i valori della funzione in intorni abbastanza piccoli di x con 0 negativi quanto mi pare, valore assoluto grandi ma molto negativi, il resto è tutto uguale. Invece diamo altre definizioni, prendiamo E non limitato superiormente, e contenuto in R, e non limitato superiormente. Che vuol dire che non è limitato superiormente? Che va già più infinito. No, che la definizione è che non esiste un maggiorante. Ma diciamo non è che diverge, l'insieme non diverge,
è che in quell'insieme x può divergere più infinito, cioè che in quell'insieme è come se quell'insieme avesse punti di accumulazione più infiniti. La cosa si potrebbe rendere rigorosa. È come se il più infinito fosse un punto di accumulazione per x. Poi abbiamo una funzione f da e in r. Allora, si dice che il limite per x che tende a più infinito di f di x vale L, se e solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un m maggiore di 0, tale che se x appartiene a e e x è maggiore di m, allora f di x meno m. Oh, adesso la definizione che il limite per x che tende a meno infinito di f di x faccia L e non sarà non limitato imperialmente, quindi qua ci sarà minore di meno m. Poi la definizione che il limite per x che tende a più infinito di f di x farà più infinito, e questo facciamo giusto per farne vedere uno, poi l'altro è analogo. Per ogni m maggiore di 0 esiste m' maggiore di 0 o se ne vuole chiamare me prima e me secondo, così almeno c'è una certa analogia tra le due cose. Chiamatele m1 e m2, come vi pare, basta che sono due quantità positive arbitrarie. Io fisso una quantità positiva arbitraria, poi esiste un'altra quantità positiva arbitraria, tale che x sta in e, ma va al di là di questa seconda quantità positiva arbitraria, allora f di x è maggiore di f. Se qua ci metto meno infinito, qua mi diventa minore di meno m'. Non ci sarebbe bisogno del meno se non avessi specificato qua maggiore di 0, che quello deve andare a meno infinito, quindi deve diventare arbitrario, diciamo, gli intorni di più infinito che si restringono deve diventare arbitrariamente negativo. Okay. Oh, come vedete abbiamo dato una caterva di definizioni sia per le successioni sia per le funzioni eccetera eccetera. In realtà tutte queste definizioni si possono unificare, la definizione di limite in realtà è unica e tutte queste definizioni sono figlie di un'unica definizione. Tuttavia, per unificarle non è che viene gratis. Per unificarle dovrei fare tutto un discorso preliminare, cioè introdurre una topologia su R ampliato in maniera tale che introducendo un'opportuna topologia. Allora io topologia per ora non ne ho parlato al di fuori degli spazi medici, potrei farla pure lo stesso. Comunque insomma, sarebbe una cosa altrettanto difficile di quello che abbiamo fatto. Insomma, per i nostri scopi non ci guadagneremmo granché, quindi non conviene farlo, non dobbiamo fare un corso di matematica, cioè stiamo facendo un corso di matematica ma non per un corso di laurea in matematica, è un corso di laurea in ingegneria. Vediamo invece come la definizione si può dare allo stesso modo in uno spazio metrico. Quindi anche lì questo è più importante. Perché è più importante? Perché gli spazi metrici li incontreremo, cioè non è che io l'anno prossimo o quest'anno stesso analisi 2 facciamo il corso di analisi 2 facciamo i limiti di funzioni di due variabili, non è che mi metto a ridare le definizioni,
R2 è uno spazio medico con la distanza euclidea e quindi vale la definizione che vale per gli spazi medici. Non è che rimetto a rifare tutto da capo, diciamo, ve lo potete dimenticare. Si tratterà di utilizzare lo stesso concetto. Per adesso ho fatto tutto in R, per il semplice motivo che siccome dovevamo vedere che la teoria valida per i limiti di successione era valida anche per i limiti di funzione, ci conveniva farlo in R che si vedeva meglio. Ma la stessa cosa vale in un qualunque spazio. Cioè la situazione adesso è questa qui. Io ho x di uno spazio medico. Poi ho E contenuto in x. E poi ho x con 0, punto di accumulazione di E. Poi ho F da E a valore in R. Allora, solita definizione. Si dice che il limite per x che tende a x con 0 di F di x è uguale a L, numero reale, se e solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, tale che se x appartiene a E, x è diverso da x con 0. Qua cambia la condizione, che ci devo scrivere qua? Prima ci scrivo x meno x con 0 in valore assoluto migliore di delta. Che ci devo scrivere? X meno x con 0 valore assoluto, che cos'è? È la distanza euclidea. Prendete la distanza che c'è lì, il resto è uguale. Qua ci scrivo valore assoluto perché questo sta in R. Quindi, poi se volete scrivere dare la definizione f di x, limite f di x vale più infinito, ci scrivete per ogni m è maggiore di m. Chiaro? Quello che cambia. L'unica cosa che cambia è che qua invece di andarci x meno x con 0 per l'assoluto ci va la d. Per il resto è tutto tranquillo. Allora, a proposito di distanza, quindi allora, finiamo prima il discorso sui limiti, poi vediamo un po' questo discorso della distanza. Quindi la teoria dei limiti di funzione si fa è del tutto parallela a quella dei limiti di successione. Tuttavia ci sono delle piccole differenze. Facciamo un esempio. Se io ho il limite per x che tende a più infinito della funzione seno di x, questo limite non esiste. No, perché la funzione seno di x non è definita da meno 1, è definita su tutto R, la funzione seno di x. È il codominio che è l'intervallo meno 1, 1. Ok? Allora, devi applicare la definizione. Ma più che applicare la definizione, basta applicare il teorema pure. Guardate qua. Limite per x che tende, per n che tende a più infinito, vabbè, limite su n di seno di n pi greco, quanto fa? Seno di n pi greco
Seno di pi greco fa? 0. Seno di 2 pi greco? Seno di 3 pi greco? E qua lo fa sì. Chiaro che questo fa 0. Andiamo a vedere il limite per n che tende a infinito di seno di pi greco mezzi più n pi greco. Stavolta ho sfalsato tutti di pi greco mezzi. Quindi, allora, se n è uguale a 1 stiamo a 3 pi greco mezzi e il seno fa? Quindi questa successione chi è? Questa quantità chi è? A quanto è uguale? Quindi questo limite? Allora, come vedete, questo illustra molto... Allora, se questo limite esistesse, per non esattamente il teorema Ponte che abbiamo fatto prima, che stavolta x va a più infinito, una variante del teorema Ponte, che non abbiamo dimostrato, ma che... Cosa dovrebbe succedere? Che ogni volta che una successione va a più infinito, se il limite della funzione fa L, ogni volta che la successione va a più infinito, ce la metti dentro, il limite dovrebbe fare sempre L. Quindi, se questo limite non esiste, automaticamente non esiste manco. Manco questo. Se faceva L, su tutte le successioni faceva L. Se su tutte le successioni che va a più infinito faceva L, allora il limite della funzione faceva L. Però può succedere che il limite della funzione non c'è, ma non su tutte le successioni, per esempio su questa successione che va a più infinito il limite non c'è. Ma su quest'altra successione pure va a infinito n pi greco, no? E il limite però c'è. Per esempio, se qua invece di metterci pi greco mezzi più n pi greco ci metto 2n pi greco, stavolta il limite quando? 1. Questa volta è come fosse sempre seno di pi greco mezzi. Seno di pi greco mezzi vale sempre 1 e quindi il limite stavolta vale 1. Quindi anche questo mi dice che il limite della funzione non c'è, perché se il limite della funzione faceva L, su ogni successione che andava più infinito il limite doveva fare sempre L. Quindi qua doveva fare, ma siccome qua fa 0, qua fa 1, i limiti sono diversi e allora non, diciamo, non possono essere uguali, quindi viene la funzione non. Adesso andiamo invece al discorso della distanza. Vediamo un po', noi per ora avevamo visto solo delle distanze su R, avevamo visto la distanza 0,1, abbiamo visto la distanza euclidea e poco altro, mi pare che non abbiamo visto altro. Vediamo invece su R2. Chi sono i punti di R2? Per adesso vi dico solo quello che è strettamente necessario, no? Un punto di R2, questi li conoscete dalle superiori perché penso che tutti quanti abbiate fatto il piano cartesiano. Quindi un punto del piano cartesiano ha due coordinate, entrambi i numeri reali, la scis e l'ordine. Prendiamo le due. Allora, perché si chiama R2? Perché è il prodotto cartesiano R cartesiano E. Lo 0 è la coppia 0, 0. Questo è R cartesiano E. Il prodotto cartesiano l'abbiamo definito? Mi pare di sì. E lo diciamo R cartesiano R, piano cartesiano diciamo lo conoscete, però si chiama R2. Questo R2 ci fa venire un sospetto. Quando faremo lo spazio si chiamerà R3, perché avrò tre cordi. Oltre lo spazio, diciamo, io non ci riesco a vedere. Però se devo fare una lista di coordinate e se invece di 2 o 3 ne metto 73,
non cambia tanto, sarà R73. Dice, abbiamo fatto la teoria di R11. Mazza, per fare che una cosa. È roba vecchia di più di 100 anni. Non è che ci vuole tanto a fare una lista di 11 coordinate piuttosto che 2. Dice, ma serve una lista di 11? Ma che mi serve? Io devo studiare fino a R3, la fisica si fa in R3, anche l'ingegneria. Problema. Come no che serve? Allora, se io prendo questo gesso e lo butto per aria, allora, per descriverne il moto, in realtà, vabbè, se lo considero con uno spessore, devo considerare pure il fatto che può girare su se stesso, ma se lo considero come se fosse un segmento, per dire la posizione che occupa in ogni istante, diciamo, facciamo un disegno dello spazio, se io ho un segmento, la posizione che questo segmento occupa nello spazio, supponiamo che sia un segmento di lunghezza unitaria, in verità da chi è determinato? Da dove stanno? Gli estremi. Allora, questo estremo, per descrivere la posizione di questo estremo, mi servono 3 e quest'altro, un altro è 3, le metti insieme e sono 6. Poi in realtà posso anche dire, sì, ma sono 6, ma c'è un vincolo di una distanza, quindi in realtà le coordinate vere in qualche modo sono 5, però mi conviene usarne 6 e poi dire che c'è un vincolo, piuttosto che usarne 5, eliminarle. Quindi, come vedete, la realtà si può complicare in fretta. E allora, gli spazi, diciamo, oltre la dimensione 3, cioè, o anche gli spazi, poi vedremo, non abbiamo fatto niente se facciamo R73, poi vedremo gli spazi di funzione, saranno spazi sempre vettoriali, ma infinito dimensionali, ma questo lo vedremo in analisi 2. Torniamo, e quindi su quegli spazi ci sarà da definire spesso e volentieri una distanza o più distanze. Torniamo al nostro caso particolare, quindi torniamo a R2. Supponiamo semplicemente di andare oltre R, fare R cartesiano. E vediamo che su questo spazio io posso introdurre molte distanze. Ve ne faccio vedere subito 3. Allora, una distanza di x da y, no? X e y sono due punti di R2, come quelli là. Questa, per definizione, faccio x con 1 meno y1 più x con 2 meno y1. Questa distanza ha un nome, si chiama metrica di Manhattan. Esercizio dimostrare che è una distanza, non è un esercizio difficile. Riflessiva, la proprietà riflessiva e simmetrica sono evidenti, la proprietà, la sicurezza triangolare, fatelo per esercizio, è facile da fare. Perché si chiama metrica di Manhattan? Potremmo chiamarla anche metrica di Cassini, in realtà, però, insomma, allora, supponete, forse questo esempio già l'ho fatto, di avere una città fatta come le città americane. Le città americane hanno, no, hanno tutte le strade parallele oppure ortogonali, quasi tutte. Fanno un bel reticolato e ci fanno, tanto è vero che se tu stai al 3925, stai all'incrocio 39 e probabilmente al quinto palazzo, perché i palazzi sono di 5 in 5, 39 è l'incrocio, quindi questa avenue probabilmente, allora quelle lunghe, quelle, in genere sono delle strade più lunghe, delle strade più corte, quelle lunghe si chiamano avenue, se quelle corte si chiamano street. Se non è un quadrato perfetto, allora se stai al 3925 significa che stai all'incrocio con la 39esima strada e stai al palazzo numero 5,
perché si va di 5 in 5. Perché si va di 5 in 5? Perché così costruiscono un altro palazzo in mezzo, ci mette un altro numero in mezzo. Se stai al 3923, stai al quinto palazzo che è stato costruito tra il quarto e il quinto che ci stanno qui. Molto, molto semplice. Invece di avere, che ne so, 27, 27 bis, 27 ter, 27... Ok. Poi, ecco, supponiamo di avere due punti su questo reticolato. Questo è il punto x con 1, x con 2. Ah, un'altra cosa. Vedete che io invece di chiamare i punti x1, y1 e x2, y2, cioè invece di chiamare l'ascissa x e l'ordinata y, ho chiamato i punti con lettere diverse e ho chiamato l'ascissa e l'ordinata semplicemente con l'indice diverso, x1, x2, y1, y2. Questa è una cosa che prima, vabbè, ogni tanto capiterà, pure nelle nostre lezioni, di usare x, y, z per dire l'ascissa, l'ordinata, oppure le due coordinate nel piano per quanto riguarda le tre e z per quanto riguarda l'altezza. Però è meglio usare quest'altro sistema. Per quale motivo è meglio usare quest'altro sistema? Perché se io ho R6, comincio a dover usare 6 lettere per 6 coordinate diverse. È difficile che io userò più di 3, 4, 5, 6 punti. Quindi i punti li userò con le lettere maiuscole oppure con le coordinate di questi punti con le lettere minuscole. Però se anche ho R73, a quel punto ci metto le coordinate x1, x2, x3, x73 e non ho problemi. Chiaro? Comunque, supponete di voler andare da questo punto a questo punto per via stradale, perché ovviamente ci avete un tassì, vi deve portare da qua a qua. Allora, qual è la distanza minore che può fare? Allora, come vedete, questa è una possibilità. Se andate a vedere è lunga questa distanza, allora prendete la parte orizzontale. La parte orizzontale è lunga esattamente x con 1 meno y1 in valore assoluto. Se andate, prendete questo, riportate qua, qua c'è x con 1, qua c'è y1, fate la differenza in valore assoluto. Se prendete la parte in verticale invece è uguale a x con 2 meno y2 in valore assoluto. Quindi è esattamente questa distanza qui. È esattamente questa distanza qui. Questo in qualche modo già prova che si tratta di una distanza. Anche se... Sì. Anche se fossi qui, prendiamo il punto di partenza, spostiamolo qua. Che uno... È la stessa cosa. Vedete, la parte orizzontale è x1 meno y1, la parte verticale è x2 meno y1. Ok? Quindi, perché si chiama questa metrica di Manhattan? Perché a Manhattan, che le strade sono fatte tutte così, tranne una, almeno, è esattamente la distanza che ci vuole per andare da un punto che si affaccia sulla strada a un altro punto che si affaccia sempre sulla strada. Se cambiate strada non è che riuscite a avere un percorso più corto, però potete averne altri con la stessa lunghezza, non uguale, con la stessa. Per esempio, posso in questo caso, c'è questo, oppure c'è questo, o altri ancora. Quindi, in realtà, la distanza è sempre unica, ovviamente, ma il percorso di minima distanza rispetto alla media di Manhattan chiaramente non è unico. Se tu facevi il percorso in linea d'aria da qua a qua, qual è il percorso più breve? La retta, il segmento che li congiunge. Chiaro? Quindi c'è un percorso più breve ed è unico. Qua no. Prima di chiamare gli americani fissi,
pensateci un attimo, perché questa cosa che cosa vi dà? Vi dà più possibilità per arrivare da A a B. Per cui se qua c'è un ingorgo, qua è il problema, si gira di qua. Spesso e volentieri in altri tipi di conformazioni urbane, se qua c'è un ingorgo te lo tieni e non ci sta il modo di aggirare. Mo Cassino è fatta, diciamo, abbastanza in maniera simile, ma se pensate a Formia, Formia, diciamo, è una via, insomma, litoranea e pece. Quindi se c'è un ingorgo si buttano tutti dall'altra parte, quindi c'è l'ingorgo pure dall'altra parte. Però vabbè, questo è dovuto a tanti motivi, non è che poi, diciamo, non è che qua non lo capivano, però diciamo non ci sono tante alternative stradali. Quindi siccome gli americani avevano un sacco di spazio per, spesso le città le facevano in pianura o in altri posti, allora dovendo scegliere è meglio farla così, anche se sembra un po' più, come dire, schematica, no? Non è proprio bella come architettura. Oh, in realtà a Manhattan ha una strada trasversale, c'è, si chiama Broadway, Broadway è diagonale, andate a vedere la piantina di Manhattan, sì. Però pure a Cassino una strada che però è il Corso Enrico De Nicola, Corso della Repubblica ortogonale, Corso Enrico De Nicola un poco storto. Questa è una metrica. Poi quella normale, quella che usiamo noi, la distanza euclidea è la distanza D2. Come si fa la distanza quella in linea d'aria? Se voglio fare la distanza in linea d'aria per il teorema di Pitagora, questi cateto x1 meno y1, l'altro cateto x2 meno y2, e quindi devo fare la diagonale, che è la radice di questa cosa. Poi ce n'è una terza, che lo chiamo d infinito di xy, uguale il massimo tra x1 meno y1 e x2 meno y2. Massimo tra questi due valori. Sono tutte e tre distanze. Questa si può provare facilmente, questa si può provare facilmente. Qua vi serve, quando andate a scrivere la disuguaglianza triangolare, vi viene esattamente il fatto che in un triangolo la lunghezza di un lato è minore o uguale della somma degli altri due. Cosa che in realtà, diciamo, o la sapete per geometria o in realtà l'abbiamo dimostrata indirettamente, l'abbiamo dimostrata quando abbiamo fatto i numeri complessi, quando abbiamo scritto che il modulo soddisfa la disuguaglianza triangolare per i numeri complessi. Tutte queste distanze come sono messe? Beh, in realtà io ho questa disuguaglianza qua. Allora, se io qua supponiamo che il massimo sia x1 meno y1, no? In valore assoluto. Allora, se qua cancello questo pezzo, la radice che cosa rimane? Radice di x1 meno y1 al quadrato, che è proprio x1 meno y1 in valore assoluto. Quindi questa quantità è sicuramente maggiore sia di questa cosa che di questa cosa, quindi è maggiore del massimo. Quindi ottengo questa disuguaglianza. Viceversa, se adesso prendo questo e lo levo al quadrato, qua ci sono solo questi quadrati, qua c'è il quadrato di questo, più il quadrato di questo, e qua c'è il doppio prodotto, ma è roba positiva, quindi il doppio prodotto è positivo, quindi il quadrato di questo è più grande del quadrato di questo, quindi vuol dire che questa distanza è più grande di questa distanza. Infine,
l'ultima disuguaglianza? Beh, qui se prendo il più grande dei due diminuisco, ma se lo raddoppio è più grande, perché voglio dire 7 più 5 sarà minore o uguale di 2 volte 7, no? Quindi anche quest'ultima disuguaglianza è banale. Quindi come vedete, su R2 è abbastanza naturale introdurre diversi tipi di distanze. Sono tutte distanze e sono tutte diverse. In realtà su R2 o su R3 o su Rn non ci sarà un grande problema. Per quale motivo? Queste disuguaglianze, per esempio, mi garantiscono che se andassi a fare la topologia, quando andrò a fare la topologia su R2, viene esattamente la stessa cosa. Cioè, qualunque distanza uso tra quelle, ma in realtà qualunque distanza uso, viene esattamente la stessa cosa. Quindi, nel senso, le sfere aperte no, cioè la sfera aperta di raggio 1 non vengono uguali. Però gli insiemi aperti vengono gli stessi, gli insiemi chiusi vengono gli stessi, i punti di accumulazione vengono gli stessi, capito? Cambia la distanza, ma non cambierà la topologia. Quindi tutto ciò poi invece cambierà quando parleremo di spazi metrici che non sono finito dimensionali. Quindi, allora, questo per far capire, per ora non è che lo potete capire, per far intuire che cosa? Che tutto quello che stiamo facendo noi, per esempio, i limiti, poi quello che faremo con le funzioni continue, si può fare non solo per le funzioni da R in R o in R, ma si può fare nel contesto più generale almeno degli spazi metrici. Noi oltre gli spazi metrici praticamente non andremo mai. Vedremo invece dei casi in cui intermedi, no? Tra R e gli spazi metrici, cioè per esempio vedremo gli spazi normali, vedremo gli spazi di Banach, gli spazi di Hilbert, ma questo li vedremo in analisi 2 e 3. Quindi esisterà un contesto più generale che per ora non ci riguarda, però nel fare la teoria della topologia in R piuttosto che delle funzioni da R in R, dei limiti per le funzioni da R in R eccetera, siamo andati molto piano, ma d'altro canto non dimentichiamoci di predisporre la teoria in maniera tale che quando dovrò farla non per le funzioni da R in R ma per le funzioni da R2 in R piuttosto che su uno spazio di funzioni, non la devo rifare da capo, ma devo semplicemente riprendere quello che ho fatto e dire guardate che la definizione in generale faceva così, qua si prende la distanza questa qui e qui si va avanti in quest'altro modo qua. È chiaro? Però ho voluto far vedere come già se ho R2, qua è evidente che ci sono due distanze, ma proprio che vengono dalla necessità. Una è la distanza in linea d'aria. Se io devo mettere un impianto di un ripetitore per quanto riguarda i telefonini, sì, lo metto in alto, però poi diciamo la zona servita mica la vado a contare per la distanza stradale, la vado a contare in linea d'aria perché le onde elettromagnetiche vanno in linea d'aria. Se invece sto per strada e devo prendere un taxi, questa è la distanza, il conto a chilometri me la conta così, non è che me la conta in linea d'aria. E quindi qui è necessario avere distanze diverse. Poi ce ne posso avere una, poi ne posso avere due, poi ne posso avere tre, poi in realtà si potrebbe vedere che ne posso avere anche infinite, perché si potrebbe definire questa distanza qui potrebbe dimostrare che anche questa è una distanza. Allora, quando P è uguale a 1 è uguale a questa, quando P è uguale a 2 è uguale a questa, quando P tende a infinito tende a questa, se P là dentro tende a infinito quella quantità tende a questa. Questo sarebbe un bel esercizio da fare per analisi, diciamo per i limiti, ok? Vabbè,
per adesso, che ora vediamo che è su. Ci mancherebbero 5 minuti. Vabbè, per oggi finiamo qua.